Amici, siamo qua dentro questo bellissimo parco giochi. Che bello! Non è un parco giochi in realtà, ma dobbiamo fare nascondino. Volete farlo? Sì, sì. Ok, allora partiamo. Forza, nascondetevi. Io cerco adesso. Vado, forza. Vado. Ok, okay non bene. Ci troverai, eh. Sì. Ciao. che bello. Adesso io li troverò e come. Anche perché, ovviamente, userò i miei trucchetti per spiarli tutti quanti. Questi puzzacchioni, puzzardi, puzzoni, scurreggioni, cagoni, eccetera. Non troveranno mai niente a che fare con me. Perché io sono il prescelto. Ciò colui che è stato scelto dal destino per essere un pro di Minecraft. Un pro del nascondino. Quindi userò tutti i miei trucchetti bellissimi per riuscire a trovare chi è il colpevole. Non so perché è il colpevole, ma facciamo finta che c'è stato un colpevole, perché così poi mi sento meno in colpa. Adesso però è giunta l'ora di cercare, quindi è meglio urlare. Chi è pronto è pronto, chi no se ne va da quel paese. Ok, bene. No. scusate, come avete fatto a parlare? Cioè, siete vicini per walkie forza. Talkie. Dove? Oh, il walkie talkie come carne. Oddio. Pronto, c'è qualcuno? Qua con pronto? Me. Oh, c'è nonno, come fai a parlare con la mia carne, scusami. Sì, non lo so. Certo che tu sei proprio strano, oggi. Comunque, tranquillo che arrivo e ti troverò. Ok? Ah, prima però non vorrei proprio spiarli direttamente, vorrei cercare di usare il mio nascondino bello. Cioè, nel senso, vorrei cercarli bene. E poi dopo, solo se non li trovo, ovviamente, userò i miei trucchetti schifosi. Sarà bellissimo cercarli. Perché poi dopo li troverò. Sì che li troverò. Poi ci sono strane cose, strane scritte fluttuanti. Facciamo finta di niente. Meglio far finta di niente, anche perché qua ci sono troppe cose strane. Meglio non farsi domande, ecco. È molto meglio non farsi domande. Però non sto parlando di nessuno, quindi sapete cosa faccio adesso. Sarà meglio che io mi attivi ovviamente la chat. E poi dopo sarà meglio che io faccia una cosa bellissima, come per esempio cancellare la chat, dai. Ok, puoi fare Game Moda Spectator. Esatto. Quindi adesso nessuno mi troverà mai. Vediamo dove saranno. Ok. No, devo cercare però dove sono. Anzi, posso anche tipparmi. Sono proprio un genio del male. Ok, prima mi tippo da Gabri. E lui non mi vedrà mai. Che schifoso, si è messo qua dentro. Ok, guardatelo, che stupido. Guardate che stupido. Stupido. No. L'ho trovato però. Ah, ti ho trovato. No, posso scappare sempre. Posso sempre scappare. No, non puoi scappare. Ti ho trovato, quindi ho vinto no. Io. Stupido. Adesso andrò a cercare nonno. Quindi tu stai qui ovviamente. Va bene, va bene. Perché lo troverò, in men che non si dica. Fidati, Gabri. In 2 secondi lo troverò. E chissà perché lo troverò. Tipi nonno volante. Eccolo qua. Adesso mi trasformerò in un Dunis survivalone. E poi dopo... Non mi ha ancora visto questo stupidino. Ciao, stupido. No, oddio, no, mi sono... No, te sei un matto. Ti ho trovato. Oddio, aiuto. No, non mi hai ucciso, Non ti devo uccidere, perché scusami. Come Scusami, tu uccidi le persone nel nascondino? Semplicemente sì, li devo ovvio. Toccare. Dai. Ok, tu alla tua età giocavi così, ma io sinceramente non ho voglia di uccidere una persona solo per, insomma, giocare a nascondino. Quindi adesso ti ho preso. Ok, vabbè. Allora, Gabri, vieni subito qua, oh creatura scema. Dove siete? Mamma mia, che voce potente che arriva fin qua. È proprio pazzesco. Assurdo. Senti pure la sua risata, come ha riso, come la strega nel bosco. Proprio così. Eccoti qua. Amico mio stupido, ciao. Allora. Ciao. Come stai? Non mi interessa. Adesso, carissimo, c'è qualche mostro strano nel tuo appartamento. Aiuto. Che deve essere ucciso. Sì, mi sa. Sì, perché praticamente stiamo usando una dimensione strana, no? Siamo in una strana dimensione qua, perché ci l'ho ucciso, l'ho ucciso. Molto bravo, nonno. Così mamma mia, che bravo. Adesso chi è che vuole cercare? Farò io. Gabri, cerca tu. Io, nonno. Va bene, rimango qui. Sì? Ci nascondiamo assieme? Esatto, andiamo, oddio, forza. Oddio, sì. Cerchiamo di nasconderci, però pian piano, nonno, non ci dobbiamo affatto. Ok.
non ci deve affatto trovare, perché poi dopo chissà magari dove ce lo mette, dico no. magari ci trova, prende un bastone strano e poi dopo chiaramente ci trova un posto strano dove metterlo, non lo so, per dire, tipo qua dietro non ci troverà mai, per dire, sicuro, ma insomma più o meno non è che sono tanto sicuro. Oppure cioè, tipo qua sì che tipo qua, no, figata, entro anch'io con te, ho capito, mamma mia, così, ciao, no, non ci vedo niente. No, aiuto, no, esci. No. Ok, è stato bello, però no. Meglio di no. Qua dentro la cassa forse è una buona idea. E non la posso aprire. Mi sa che non ci entri. Sì, esatto, cioè un po' stupida come cosa. Invece, da questa parte, vediamo un attimo. Potrebbe darsi che da questa parte sia meglio. Ci sono un sacco di briciole qua sopra, ma come hanno fatto? Oddio, questi schifo. Infatti saranno stati... Lo sporco. Le persone strane che vengono qua ogni volta, che sono sempre loro, quella. Tipo noi, no? Che siamo persone strane. Sì, esatto. Cosa sta facendo quel coglio? Guardalo. No, stiamo attenti. Dobbiamo andarcene. Dobbiamo stare attenti, nonno. Hanno messo un'ascia dentro il legno. Che scemi. Tipo, qua siamo dentro la macchina. Scusa, cos'è che hai fatto? Cos'è che hai fatto? No, scusa, sorry. Non volevo, no. Non ti permettere mai più. Scusami. Non era mia intenzione. Ah, ok, perfetto. Credo. No, l'importante è che tu non lo faccia più, sai? Perché poi dopo sarò costretto ad urlarti ancora di più di quanto non ho fatto ora. E ora fidati che è stato molto forte, come hai ben sentito. Mannaggia te. Sì. Forza, entra da questa finestra! Aiuto! No, sto correndo, sono un vecchio, lo sai. Ok, sì, però Gabri è qua. Gabri, allora ma che cazzo? Allora, vattene via! Che non è. Ma non so quando devo iniziare. Sai, nonno, ho cambiato idea. Devo uccidere qualcuno nel nascondino. Non me? No. Non me, è vero, sono tuo compagno, ecco. Cioè, grazie, forse anche te, dipende, non lo so. Se mi fai arrabbiare, no, anche te. Allora, facciamo così. Tu. Ah, qua dentro. Vabbè, tu sì, esatto, tu qua dentro. E io mi nasconderò da un'altra parte. Fidati che sarà un buon nascondiglio, non ti devo preoccupare. Va bene. Non sanno niente. Non sanno che io sto per trasformarmi di nuovo in spectator. Ok, adesso chiamo Gabri. Gabri, pronto? Sì. Siamo pronti. Va bene. Ok, io lo sto spiando, questo imbecille, guardalo qua. Adesso troverà nonno, ovviamente non troverà me, perché io sono un fantasma. No, mi hai fatto prendere un infarto di quelli abissali. Aiuto! Sto morendo! Ma è scemo comunque, nonno. Se non vedo, non credo. Se non vedo, non credo. Ma cosa sta dicendo? È impazzito. Ha fatto un sacco di sangue, ma l'ha ammazzato davvero, ma è impazzito. È proprio pazzo. Vabbè, dai, allora, dato che non ho voglia di star qua mezz'ora, perché sennò poverino sta qua mezz'ora e non mi trova, direi di farci scoprire. Perché poi dopo, sennò la nostra copertura salta se non ci scopriamo, cioè se non ci facciamo scoprire, quindi... Gabri, mi arrendo, sei troppo forte. Hai visto? Sì, mamma mia, hai ucciso pure che nonno. Bravo. Sì. Era proprio difficile da uccidere un nonno da 847 anni. Lo so. Proprio difficile. Comunque, certo che una pizza che mi sta scrivendo in questo momento la sto odiando. Ma come? Silenzio, creatura del male. Non devi permetterti mai più di fare queste cose, capito? Perché sennò poi dopo. Allora, ultimo round flash. Cercherò io. Ma nonno. Subito. Sapete che perché mi sto arrabbiando? Perché c'è qualcuno che mi scrive su WhatsApp al mio telefono, che ora è invisibile qua, e che quindi si sente, capito? Quindi vai, forza, Gabri. Non ti ho detto che deve essere flash il round. Mannaggia te. Io veramente, cioè, a volte mi sembra di parlare con i castori. Con i castori giganti, con i castori imbecilli, con i castori deficienti, con i castori stupidi, con i castori coglio. Con quei tipi di castori là. Avete capito? Cioè, insomma, dei castori un po'. Cretini un po', ma proprio dei castori, ma proprio quei castori imbecilli. Ma avete presente quei castori? Ma non so se avete presente quei castori là. Ma proprio la deficienza dei castori imbecilli. Ma proprio dei castori con... Vabbè, dai, basta, smetto. Ok, mi sono sfogato un pochino adesso. Oh, Gabri, ti ho trovato. Ciao, sei morto, bene. Sono contento, ho preso Gabri, bene. Adesso che cercherò scazzo. Nonno. Ma perché, scusa, ma perché c'è uno che parla così a caso? Che poi stai zitto tu che parli a caso. Aiuto. Ma cosa sta... Cioè, come faccio a sentirlo? Come faccio? Non è normale questa cosa. Perché ho le orecchie bioniche. Ancora, lo sento, non sa... Continua, ma la smetti. Non so fare.
Cosa? No, 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 raga, cioè non è normale sta cosa, Cioè dei castori proprio ma proprio australopitechi, acefali. Cioè veramente, c'hanno l'encefalite equina orientale questi castori però, Perché sono anche cavalli un pochino. Però dov'è nonno? Domanda. Che poi peraltro non era affatto lui, vero? Non era affatto lui quello che continuava a fare... Appunto, quello che continuava a fare cose strane e a parlare. Dove sta? Continua, continua! Ah! Guarda, se ti trovo ti faccio fuori, guarda, continua. Ti faccio fuori... Mamma mia, non ti dico nemmeno cosa ti faccio. Meglio non saperlo. Però, scusami, non so dove è finito. Ah, che brutta musica che ho messo, proprio triste. Meglio mettere quest'altra. No, però se trovo... Ah, però io mi sono scordato che ho un altro effetto molto bello. TP nonno volante, esatto, proprio questo. Vediamo un attimo se riesco a prenderlo in silenzio. Forza, forza. Nonno, girati, sono qua. No, aiuto! Ti ho trovato. Ah. Dai, non vale, non vale. Stupendo, ormai. Cosa vuoi guerra fare? Questa. Ma poi, scusa, il mouse te lo devi mettere nel... Non... Mannaggia, cioè se ti faccio fuori uno di questi giorni... Mannaggia, te la tua sorella che ti faccio fuori... Oh. No! Scusa! Chiedo venia. Chiedi... Vabbè, non dico cosa, però insomma... vabbè. Insomma, ragazzi, abbiamo finito. Usiamo il walkie-talkie per chi non c'è e niente. Ci vediamo alla prossima nascondinata. Ciao, io me ne vado. Okay, ciao, ciao, ciao.